Buona giornata a tutti, siamo alla seconda puntata per quanto riguarda i comuni della Sardegna e siamo in compagnia del sindaco di Masainas, un altro centro importante del Basso Sulcis. Benvenuto e bentrovato al sindaco Ivo Melis. Grazie, è un ringraziamento a voi in primis per ci date questa possibilità di esprimere le nostre cose che possiamo fare nei nostri territori. Un saluto a tutti gli ascoltatori, perché è sempre doveroso ringraziare tutti quelli che ascoltano le radio, perché fa sempre piacere chi poi le fa. E naturalmente, oltre alla radio, caro sindaco, andremo anche sul web, perché ormai abbiamo fondato la televisione, la radio che va sulla televisione, e gireremo comunque anche tutta la Sardegna, per cui siamo veramente felici che voi sindaci ci accogliete davvero a braccia aperte. Ma è un nostro dovere istituzionale per far conoscere quello che si fa al cittadino, ma anche a chi non è cittadino, a tutti quanti, questa tecnologia che oggi è così avanzata, che ci permette di comunicare con tutto il mondo. E quindi questo un grazie a chi la pratica, a chi la porta in giro e grazie a voi, perché poi siete quelli che riuscite a collegare tutto un sistema che portate poi alla fine il prodotto. E quindi grazie veramente di quello che state facendo. Ecco, questa trasmissione tra l'altro è dedicata soprattutto allo sviluppo del turismo. Insomma, il vostro paese, Masainas, è un paese, chiamiamolo così, rurale, però molto importante e anche storico. Ci può un po' descrivere come la gestione di questo paese? Allora, innanzitutto premetto che è un paese prettamente agricolo, però la natura ci ha regalato quello che è anche la parte costiera, quindi la zona umida e la parte del mare. Quindi siamo contenti di questo, perché abbiamo preso atto da diversi anni ormai, nella continuità di diversi sindaci che mi hanno preceduto, hanno dato un input molto importante su quello che è il turismo. Perché in Sardegna non ci manca il sole, non ci mancano le belle giornate, non ci manca la natura, non ci mancano i profumi e i colori che abbiamo noi. In questo caso nessuno ce li può copiare, neanche i cinesi, scusando la frase. Ma per dire che abbiamo una nostra specificità che è identitaria, che dobbiamo valorizzare, quindi creare ricchezza su quello che abbiamo. E attraversa diverse cose come la cultura e le colture e le zone umide con il mare. Noi abbiamo sempre creduto su quello che è lo sviluppo turistico costiero, perché gran parte del turismo è prettamente costiero, ma dobbiamo essere bravi a collegarlo anche con l'interno. E quindi ci muoviamo a 360 gradi con tutte le nostre forze per valorizzare anche tutta la parte archeologica, ambientale, ma come dicevamo, la parte costiera. Da diversi anni ormai stiamo sempre investendo sempre di più, perché ci crediamo, e i frutti stanno arrivando. Arrivando perché piano piano comincia ad arrivare qualche finanziamento, stiamo completando tutto quel percorso, tutto quello che era un'idea progettuale da appena sono diventato sindaco, che è quello del percorso del sale collegato a tante altre strade. Un'ultima anche quella delle strade del Carignano, che sono state rifinanziate, e tutti questi percorsi con il Cammino di Santa Barbara sono tutte strategie che interagiscono tra di loro e creano ricchezza. Ricchezza non solo per i residenti, ma ricchezza per chiunque vuole visitare il nostro territorio. Strategia vuole però che non possiamo essere da soli, ma cercare di fare unione con diversi comuni. Ecco da qui che nasce le vie del sale, partendo da Teulada per arrivare sino a Calasetta, collegandoli alle vie del vento per acchiappare tutta quella massa di turismo che c'è molto frequente sull'attività sportiva. E anche questo, grazie al sole, alle nostre ambiente che abbiamo, ci permette di fare questo. Quindi è ricchezza a costo zero. Dobbiamo solo gestirla e curarla, tenercela bene stretta. Noi abbiamo un territorio che dalle colline si adagia sulle campagne, dove gli agricoltori nostri lavorano con grande dignità e producono dei bei prodotti, dei buoni, nel senso di qualità, e quindi si adagia sino ad arrivare alle zone costiere. Tutto questo va messo in sinergia, e quindi non solo mare, non solo sole, ma anche agricoltura e cultura, e cultura sul fatto delle beni che abbiamo e stiamo cercando di valorizzare. Quindi un insieme di cose che il turismo ha, lo sposiamo a braccia aperte. E dico anche questo, che quando un turista arriva in un paese bisogna saperlo accogliere, e quando tu devi sapere accogliere devi creargli i servizi, e anche su questo stiamo lavorando, sui servizi. Abbiamo finito di realizzare quello che era l'approdo, che era un vecchio campo boe, e abbiamo creato una struttura che
sia degna di quello che si è chiamato tipo la prova, e quindi ha realizzato un ultimato anche tipo la prova. In questi anni siamo riusciti a portare l'energia elettrica giù al mare, perché eravamo sprovviste ancora di elettrificazione, quindi anche quella è stata un'altra spinta. Insomma. Stiamo sempre potenziando i servizi per chi frequenta le nostre spiagge, creando anche uno spazio per i camperisti, che sono un altro tipo di turismo, che viaggiano tutto l'anno anche loro. Quindi tutti questi passaggi vanno coltivati, gestiti e curati, metterli in vendita su questo, per offrirli al turista. Quindi tutte queste cose collegate con l'ultimo progetto che stiamo mettendo su sulle vie del sale ci arricchiscono, perché completeremo un altro percorso e quindi tutto un altro sistema di sviluppo turistico che è quello lento. Ecco, sindaco, sotto il profilo alberghiero state facendo passi in avanti per accogliere magari i turisti nella nostra zona, qui soprattutto nel comune di Masainas, no? Visto e considerato che ci sono chilometri di costa. Allora, per quanto riguarda i chilometri di costa, abbiamo una zona mare che è una zona selvaggia. E sulla parte limitrofa al mare direi che è un valore aggiunto. E c'è una grossa attenzione a non doverlo distruggere, in primis. Quindi per noi è una ricchezza quello di avere ancora una spiaggia selvaggia, naturale e molto apprezzata. È chiaro che dobbiamo pensare anche a ricevere questi, quindi in questo caso bisogna puntare a capire e cercare di creare le condizioni affinché qualche imprenditore si affacci e possa pensare di creare anche posti letto. Cioè, massima attenzione, massima apertura per capire se ci sono imprenditori, vi accogliamo a braccia aperte, vogliamo capire se i progetti sono seri prima di tutto, e poi noi siamo disposti a collaborare con chi vuole investire. Anzi, dobbiamo creare tutte le condizioni affinché ci sia la possibilità di creare anche quel tipo di turismo, perché non solo quello ambientale, ma c'è anche il turista che vuole rilassarsi, venire qua e essere tranquillo senza fare altre attività. Quindi bisogna cercare di tenere, come dicevo prima, sinergia a 360 gradi e offrire un prodotto che sia per tutti quanti. E sotto il profilo culturale, insomma, ci sono anche delle zone molto interessanti, mi diceva. Che dove ai suoi tempi si lavorava l'ossidiana, dove c'era proprio la lavorazione dell'ossidiana, che l'ossidiana non è un nostro prodotto, però lo importavano, evidentemente ai suoi tempi, portando l'ossidiana qua, lo si lavorava. Ci sono diversi nuraghi che sono estesi dalla collina in campagna fino ad arrivare al mare, quindi diversi settori, diversi sistemi di controllo del territorio, perché Masainas, facendosi sul mare, zone umide, c'era la pesca, c'era l'agricoltura, era fluente sul grano, e quindi tutte queste cose erano anche oggetto di saccheggio e di invasione su chi arrivava. Quindi era molto interessante tutta la parte anche archeologica, ci stiamo lavorando. Stanno arrivando anche i frutti, come dicevo, nella nuova programmazione della regione con il piano straordinario. Siamo rientrati in un finanziamento che stiamo mettendo in rete anche qui strategicamente. Abbiamo creato un sistema di unione di nuraghi, l'abbiamo chiamato, dove siamo tre comuni per iniziare, e quindi stiamo facendo strategia con altri comuni, dove ci sono Domus Novas, San Giovanni e Masainas. Tu dirai, Domus Novas, sì, perché Domus Novas ha un'altra tipologia di identitario, San Giovanni un altro, e Masainas un altro, quindi dobbiamo offrire un prodotto diverso, messo in rete, e una sinergia. Questo dovrebbe essere per anche diversi altri aspetti, quindi ci muoviamo anche cercando di integrare tutte queste ricchezze. Ecco, parlando naturalmente di archeologia, mi faceva vedere prima anche un reperto, ma questa è una copia ovviamente di un reperto archeologico ritrovato, no? Molto, molto interessante, che tra l'altro si trova l'originale nel Museo di Carbonia. Un vaso globulare con i cerchi eccentrici dalla cultura di Ozieri è stato ritrovato proprio negli stagni, quindi evidentemente a ridosso della spiaggia, dove sono le stagni, c'era un qualche villaggio, e quindi questo è il resto che sono trovati, e come dicevi tu giustamente è stato portato a Villa Sulcisi, esposto a Carbonia, da quello che mi risultano dalle carte, e quindi anche questa è una ricchezza, quindi valorizziamo anche queste cose, quindi non trascuriamo niente. Ecco, se tu hai notato, cerchiamo di raccogliere, tant'è vero che appena sono diventato sindaco ho cercato di coinvolgere i cittadini, gli anziani che erano la memoria storica del paese, cercando di recuperare tutte quelle foto per creare che cosa? Qualcosa che rimane in mano, lo puoi toccare, lo puoi aprire, non sempre la tecnologia, perché oggi. E quindi ha avuto un grande successo anche la raccolta di queste foto, e le abbiamo messe in una raccolta narrando un po' la storia e
le foto raccontano il passato. Dicevo, facciamolo vedere questo volume, tra l'altro molto bello, che mi hai gentilmente omaggiato, eccolo lì, Masainas, immagini di storia, posso garantire è bellissimo. Quindi, come dicevo prima, abbiamo fatto una raccolta proprio di storia tramite le vecchie foto, passando dai, le prime pagine ti raccontano un po' la storia, gli ho scritto, ma poi cominciano con dei bambini, e quindi cominciando dai primi e per andare avanti poi nei lavori quotidiani con la gioventù e quant'altro, fino ad arrivare poi alle scuole, calcio, tutte le attività che si facevano. Quindi c'è una storia che racconta tutto il passato del comune. Quindi credo che sia una bella cosa, l'abbiamo donata a tutti i cittadini residenti in omaggio, una coppia, proprio per rendere quello che hanno dato, e abbiamo reso a ogni cittadino, perché è giusto che sia così, un pezzo di storia di Masainas, che è quella testimonianza che ci porteremo appresso, perché un libro rimane conservato e anche non dimenticato. Siamo in conclusione di questa bella intervista, naturalmente signor Sindaco la vogliamo ringraziarla per la sua ospitalità e naturalmente per i saluti, cosa vuole dire magari ai suoi concittadini e a quei giovani che magari in questo momento sono ancora studenti oppure hanno finito gli studi, molti vanno all'università, si laureano e purtroppo magari non trovano il lavoro e devono andare fuori dall'altra parte dell'isola a cercare il lavoro. Ma io dico intanto di non scoraggiarsi, è vero che è difficile dirlo, però bisogna essere convinti veramente che si può fare, ce la possiamo fare, se veramente tutti quanti ci crediamo. Trovare tutte quelle soluzioni, tutte quelle condizioni affinché possa aiutare quei giovani a stare nel loro luogo dove vorrebbero stare. Poi ci sono quelli che fanno una scelta, che è giusto che facciano le scelte, però dobbiamo creare le condizioni affinché chi rimane qua possa avere la possibilità di trovare una soluzione. Noi ce la stiamo mettendo tutta, nel nostro piccolo stiamo cercando di trovare tutte le soluzioni possibili. So che è difficile, so che è molto difficile anche per loro, ma ci devono credere e devono essere convinti che tutti quanti però devono cercare di collaborare, contribuire affinché facciano il posto più bello e più vivibile, perché tutti quanti, se tutti quanti facciamo poco poco del nostro, riusciamo a vincere una battaglia. Da solo il sindaco sicuramente non può fare tutto, l'amministrazione può fare tutti gli sforzi, ma se non c'è un paese coeso, unito, non si va da nessuna parte. Quindi l'augurio che dico io è che tutti quanti davvero dobbiamo collaborare, cercare di trovare tutte quelle soluzioni e essere uniti nelle cose, senza guardare colori politici, perché quelli non portano mai a niente per una comunità piccola come la nostra. Grazie al sindaco naturalmente Ivo Melis e gli auguriamo un buon lavoro, grazie di cuore. Grazie a te e a tutti i radiospettatori e grazie a chi ha organizzato questo messaggio forte che porta il nostro messaggio a tutto il mondo, e è un benvenuto a chi viene a visitarci, sarà il nostro grandissimo ospite. Grazie e buon lavoro.